Ciao a tutti bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Oggi vorrei creare con voi qualcosa di molto carino, però molto semplice da realizzare. Ci serviranno delle cose che possiamo trovare tranquillamente a casa nostra. Cosa creeremo? Si chiama il barattolo della calma. Che cos'è? È uno strumento che si ispira alla pedagogia di Maria Montessori e serve, diciamo, per tranquillizzarci. Quindi, soprattutto in questo periodo in cui magari dobbiamo passare molto tempo a casa, può esserci utile, diciamo, per passare al meglio le nostre giornate. Cosa ci serve? Un barattolo vuoto, potete scegliere la dimensione che vi piace, la più grande, più piccolo, se ha una forma particolare, è indifferente. Dell'acqua, dei brillantini che possiamo avere a casa, questi qua ad esempio sono alcuni brillantini per le unghie. Del colorante alimentare, che però non è obbligatorio, io l'ho trovato a casa, quindi lo uso, oppure potete utilizzare tranquillamente l'acqua normale senza niente. Qualcosa per mescolare. Io al momento ho preso questo spalmaburro. Cosa facciamo? Andiamo a stappare il nostro barattolo e a riempirlo di acqua per metà. Cercate di togliere l'etichetta, basta lavarli con l'acqua calda i barattoli e si toglie l'etichetta. Lo riempiamo d'acqua per metà. Ok, perfetto. Adesso iniziamo a scegliere i brillantini che più ci piacciono. Io ho preso qualcosa sul celeste, dorato, argento e blu. Quindi li metterò un po' di ogni colore in modo da fare un effetto più glitterato. Quindi ne metto un po' di celesti. Un po' di quelli blu. Ovviamente più colori usiamo e più glitter usiamo e più glitter mettiamo e più bello sarà l'effetto finale. Le vostre mamme saranno molto felici di togliere tutti questi brillantini da casa. Ne metto un po' di argentati. Ok, per adesso mi fermo perché poi vedo se alla fine il risultato, diciamo, è poco glitterato, li aggiungerò dopo, però per adesso basta così. Cosa faccio adesso? Visto che ho preso questo colorante alimentare, ne vado a mettere un pochino nell'acqua. Io ho scelto come colore il blu perché il blu mi dà una grande sensazione di tranquillità e di calma. Poi ovviamente voi potete scegliere i colori che preferite oppure, ripeto, potete anche tenerlo, diciamo, trasparente. Ne vado a mettere qualche goccia perché non so quanto andrà a colorare. Vedete già, inizia a vedersi un po' l'effetto. Ok, mi fermo anche col colorante e inizio a mescolare. Magari utilizzate dei tovaglioli per evitare di sporcare e bagnare tutto. E vado ad aggiungere, diciamo, l'acqua quasi fino all'orlo, lasciando però un poco di spazio, almeno lo spazio del tappo, per permettere ai brillantini di muoversi. Quindi così. Magari aggiungo qualche altro brillantino, giusto per dare un effetto più brillantinato. Adesso col tappo vado a chiudere il barattolo e a stringere bene, magari vi fate aiutare da vostra mamma o da vostro papà, da qualcuno che sia abbastanza forte in modo da evitare che quando poi lo agitiamo tutta l'acqua va in giro. Ed ecco l'effetto. È un poco come quelle palline d'acqua che compriamo, diciamo, in giro quando andiamo da qualche parte e dà un effetto, dà una sensazione molto rilassante. Grazie per aver guardato il video, mi raccomando rimanete a casa e troviamo tante attività da fare per passare le nostre giornate al meglio. Ciao!